Buonasera a tutte e a tutti, cominciamo questa presentazione e vi ringrazio di essere qui e soprattutto ringrazio Raffaella Morselli che viene direttamente da Roma e a Roma ripartirà subito dopo questa presentazione, ma ha voluto tener fede a una promessa che gli avevamo chiesto di farci quando in occasione della sua ultima presenza a Cento, proprio per parlare della situazione del Casino Ludovisi e della bellezza degli affreschi del Guercino in Casino Ludovisi, ci promise che avrebbero presentato qui questo bellissimo volume che nasce come numero monografico della prestigiosa rivista Storia dell'Arte, che è una delle riviste scientifiche più importanti d'Italia, direi anche d'Europa sicuramente. E questo volume è il frutto di tutta una serie di ricerche che ben 16 studiosi hanno voluto dedicare al Casino Ludovisi, ma non solo, anche alla presenza di Guercino a Roma, ai suoi rapporti con la committenza, e non voglio dire nulla per non rubare spazio ai tanti relatori di questa sera. Solo una riflessione: Guercino torna da Roma nel 1623, probabilmente alla fine dell'estate, dopo che il suo punto di riferimento fondamentale, che era il Papa, muore. E proprio alla fine dell'estate, speriamo, no? Proprio nei primi giorni dell'autunno forse, tornerà Guercino nella sua pinacoteca. Quindi sembra che proprio questi 500 anni vengano a chiudere un ciclo molto importante. E questa sera parleremo proprio dei 2 anni, di soggiorno di Guercino a Roma, tra il 1621 e appunto il 1623, e della rilevanza di quell'esperienza. Guercino aveva 30 anni, parte, rimane 2 anni, incontra personaggi che questo libro ci ha rivelato anche, no? Essere inaspettatamente in contatto anche molto stretto con Guercino perché coabitavano, perché lavoravano insieme e vedremo che tutta questa ricchezza enorme di esperienze, oltre alla possibilità di realizzare opere molto importanti, sono sicuramente, come tutti hanno riconosciuto, esperienze di grande trasformazione. Però Guercino torna e qui siamo proprio vicino ai luoghi per i quali torna. A pochi metri da qui c'era la sua scuola, quindi il luogo che amava e che condivideva con i suoi allievi, c'era la sua casa, c'erano i suoi affetti, c'erano i luoghi nei quali aveva già lavorato e tra questi ricordo Casa Provenzali che proprio l'11 dicembre apriremo al pubblico grazie alla disponibilità della famiglia Benazzi per condividere con la cittadinanza la contemplazione di questo luogo così bello che segna così bene la sua presenza. A Casa Provenzali c'è probabilmente quello che è il primo ciclo affrescato di Guercino, quindi il suo debutto come frescante, e quindi da lì inizia una storia che trova il suo apogeo naturalmente nel Casino Ludovisi e poi che avrà un proseguo anche a Piacenza. La vicenda che viene raccontata oggi è un intreccio di sguardi importantissimo tra gli storici dell'arte e anche i tecnici che hanno analizzato la tecnica del Guercino. Quindi questo libro è veramente molto arricchente. Ma l'ultima cosa che voglio dire è che è anche una strenna. Oltre ad essere un libro densissimo di significati, unisce un aspetto che spesso oggi nei libri di storia dell'arte non c'è più, cioè quello di una qualità eccezionale delle immagini, di una grande bellezza dei dettagli che ci fanno veramente vedere un Guercino meraviglioso. Buon ascolto, passo la parola alla professoressa Morselli, che è sempre molto cortesemente con noi. Grazie mille. Allora sto anch'io in piedi perché così ci vediamo. E ringrazio Cento e tutte le persone che ci seguono sempre con grande affetto e con grande devozione a Guercino, al nostro pittore preferito. E certo, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera a presentare questo volume monografico della rivista Storia dell'Arte che ho curato assieme a Barbara Guelfi e a Daniele Benati e altri
In tutto siamo 22, quindi l'abbiamo fatto in 44 mani questo volume, come i 44 gatti dello Zecchino d'Oro. È un volume che abbiamo fortemente voluto e che alla fine di questa storia si salda con l'inizio di una vicenda che ha due capi. Da una parte le indagini diagnostiche che Barbara Gelfi e il suo gruppo di ricerca cominciò nel 2019 e nello stesso istante la valutazione che il professor Zuccari, coadiuvato da me, fece degli affreschi e di tutta la decorazione del Casino Ludovisi. Bene, questo volume salda questi due capi, li salda perché attraverso tutte le indagini diagnostiche, ma anche storico-artistiche, storico-critiche e più a macchia di d'olio che si sono allargate attraverso l'analisi di Guercino a Roma, dei suoi compagni, del perché arrivò, del perché se ne andò, e di che cosa c'era, con chi lavora a Roma in quegli anni, chi incontra e soprattutto come arriva a Roma, ecco, tutto questo è riversato in questo volume e va a tenere assieme questi due capi di cui vi parlavo prima. Cioè, vista adesso, questa operazione ha un senso e ha una sua compiutezza. All'inizio siamo partiti da punti di vista che sembravano lontani, una valutazione e un'analisi diagnostica. Arrivati a questo punto, con l'esito di questo volume, abbiamo ben chiaro che questo progetto si è compiuto e che sappiamo qualcosa di più, sia di Guercino, sia di Guercino a Roma, sia della metodologia con cui Guercino affrontò questo lavoro importantissimo per la sua carriera. Diceva Claudio Strinati forse la settimana scorsa, quando l'abbiamo presentato questo volume ai Musei Capitolini, ovviamente sotto la grande pala della Santa Petronilla, il motivo per cui Guercino arrivò a Roma per dipingere la Santa Petronilla, la pala in San Pietro dedicata al suo protettore, che era Gregorio diventato Papa, Gregorio XV, Alessandro Ludovisi. Bene, diceva Claudio Strinati, guardando l'aurora, che non so se sta passando dietro, che è tutto un racconto di donne. È vero, non ci eravamo accorti neanche in questa indagine pazzesca che abbiamo fatto per gli studi in questo volume. Non ci siamo resi conto che in effetti è una storia di donne, perché la notte è una donna, l'aurora che arriva è una donna e tutte accendono, spengono il lume. Come mai? Come mai? Su questo dobbiamo riflettere. Però certo, una vita muliebre raccontata da un pittore che non aveva, o perlomeno non sappiamo se avesse molta confidenza col genere femminile, se non con sua madre e le sue sorelle, ecco. E però certamente è bizzarra questa vicenda. Nel piano inferiore di questa magnifica aurora il racconto è tutto declinato al femminile, mentre nel piano superiore, che pure la fama anche lì ovviamente, ma questo per motivi iconografici femminili, si scontra con questo super virile Nettuno di Caravaggio. Quando Guercino arriva, Caravaggio ha già dipinto questo piccolissimo, veramente un piccolissimo stanzino che è adiacente alla grande fama. Quindi certamente Guercino guarda questo Caravaggio, lo guarda però come chi guarda qualcosa che in fondo gli è abbastanza alieno, perché quello che Guercino fa qui a Roma è di tutt'altra natura. Guercino arriva arriva da Cento, è un pittore già di fama, ha 30 anni e qui abbiamo chiesto di indagare su chi
accompagnava Guercino, sappiamo che viveva con lui un gruppo di persone che lo accompagnava, che arrivavano da Cento, e quindi abbiamo chiesto a Enrico Ghetti di indagare sui compagni di stanza di Guercino, perché lui arriva con un gruppo di centesi e si mette in camera e in casa, affittano una casa e vivono tutti assieme. E quindi è chiaro che lui ha una sua identità fortissima, non intende tanto mischiarsi con le persone di Roma o con tutti questi forestieri che vanno e vengono, non li si può dar regola. Lui vuole assolutamente mantenere la sua identità. E però certamente per Guercino Roma è una specie di Luna Park, quando arriva si ritrova, soprattutto nel cantiere del Casino Ludovisi, si ritrova a lavorare in un cantiere che è già aperto. È un cantiere già in funzione, è un cantiere già improntato, alcune decorazioni sono già eseguite e si ritrova a misurarsi con un direttore dei lavori che è uno dei pittori più affermati che c'erano a Roma in questo momento. Ecco che allora abbiamo chiesto a Patrizia Cavazzini di indagare su, che è uno specialista del tema, su Agostino Tassi, in un saggio che lei ha intitolato Tra Agostino Tassi, tra il carcere e la committenza Ludovisi. Esatto, perché il carcere? Perché in quegli anni lì Agostino Tassi finisce in carcere. Ve lo ricorderete Agostino Tassi, il famoso stupratore di Artemisia Gentileschi. Bene, è il pittore che nei palazzi romani in questo momento sta dipingendo tutti gli sfondati, cioè tutte le prospettive architettoniche le dipinge Agostino Tassi. Ma soprattutto per Gregorio XV e per il cardinale Ludovico, Agostino Tassi ha in mano la gestione, la decorazione di tutto la palazzina. Quindi Guercino per forza di cose si misura con Agostino Tassi, che sarà colui che lo paga, colui con cui entra in rapporto diretto. Ma Guercino non si fa intimidire, giustamente. Sa che deve lavorare velocemente, quindi poi Barbara Gelfi vi spiegherà come lavora Guercino e Chiara Matteucci vi spiegheranno come ha lavorato Guercino, ma è molto chiaro che nella sala al piano inferiore, che è quella della Fama, scusate, dell'Aurora, si ritrova con un'architettura che è già impostata da Agostino Tassi e inventa una cosa meravigliosa, perché nella notte rompe l'arco architettonico. Loro hanno scoperto attraverso le indagini diagnostiche questa invenzione meravigliosa di Guercino, un arco che è già disegnato, che è già tracciato e che viene sfondato completamente da questa aurora che entra dentro la notte. E quindi Guercino non si fa intimorire da questa superstar del partito architettonico. Tira fuori questa vena romantica, paesaggistica, che guarda ad Osso Dossi, guarda la sua cultura, la cultura neanche bolognese, ha la cultura ferrarese, è una cultura molto chiara, c'ha Dosso negli occhi. Dosso è un'altra cosa che ha scoperto Giulia Iseppi, che in fondo, non so se la possiamo vedere qua, però gira a loop, quindi non credo, vero, che non la possiamo vedere, che la scena, quella della notte, dove c'è questa figura malinconica che medita, no? Con la civetta vicino, bellissima, i pipistrelli che volano, è una citazione da Domenico Fetti. In fondo Guercino era stato poco prima a Mantova e aveva consegnato dei quadri per Ferdinando Gonzaga, quello bellissimo che sta a Birmingham, e quindi deve aver visto questo quadro che era notissimo ed è stato poi replicato in infinite varianti della Melanconia di Domenico Fetti, di cui abbiamo due versioni sicuramente autografe, una a Parigi e una a Venezia, alle Gallerie dell'Accademia. Quindi Guercino ci mette tutta la sua cultura che va tra delle corti padane dentro quell'aurora e sa che è quello il suo
capisaldo, è il momento in cui lui deve dimostrare a tutti questi grandi pittori che girano per Roma, Agostino Tassi, ma anche Pomarancio, che aveva appena dipinto un bellissimo giro di Putti della Sala dei Paesaggi, che poi vi spiegherà Pasquale Stenta, che ha studiato questo argomento, e sa che non si deve fare intimidire, che può andare avanti dritto per la sua strada, e quello che inventa è veramente qualcosa di assolutamente nuovo, ma anche di grande effetto, lasciatemelo dire, emotivo, è un grande effetto affettivo, quasi una sorta di contatto diretto visivo con la sua terra d'origine. Non gli interessa nulla dell'antichità classica che girava per Roma, di quello che poteva vedere al di fuori nel giardino del Casino Ludovisi, ma quello che gli interessa invece è trovare una continuità spaziale tra l'interno e l'esterno, e infatti in questa Aurora c'è questo bellissimo viale con i cipressi che fanno riferimento ai cipressi, al viale che stava lì fuori, quindi ci deve essere una sorta di continuità tra l'interno e l'esterno, c'è una narrazione continua dentro questa Aurora. Tutto cambia quando va al piano superiore, ovviamente. Al piano superiore invece Cecilia Paolini ha studiato le ascendenze iconografiche di questa fama, che cosa significa questa fama, e ancora lì si ritrova a inserirsi nell'architettura di Agostino Tassi. Un'altra architettura molto geometrica, molto ricca anche, ma di cui di nuovo non si fa intimidire e va avanti per la sua strada, che non è più la vena naturalistica che abbiamo nell'Aurora, ma invece è lì la parte più importante, la parte politica, perché lì deve trovare il modo per esaltare la gloria dei Ludovisi, del suo Papa Gregorio XV e del suo committente Ludovico. E quindi Guercino si misura con una Roma multiforme, ma si misura anche con la collezione, perché in questa collezione c'erano i Fab Four della pittura classicista e anche della pittura bolognese, perché i Ludovisi avevano nella loro collezione Guercino, Domenichino, Guido Reni. Gli mancava Albani. Albani era tornato da Roma, si era ritirato su Bologna. Quindi dei quattro Fab Four che Malvasia cita come ci vogliono quattro per fare un Annibale Carracci, di questi quattro i Ludovisi ne avevano esattamente tre. Quindi Guercino si ritrova a lavorare per un committente che ha una collezione meravigliosa, ma che ha una collezione che lui conosce perché le cose che vede le aveva già viste a Ferrara, alcune, perché i pittori che vede sono Tiziano, sono Dosso Dossi di nuovo, sono Guido, sono Domenichino, sono Paul Brill con cui lavora, e Viola. Giovan Battista Viola è un personaggio cardine, insomma si ritrova in un ambiente romano, ma con dei bolognesi che lui conosce molto molto bene. Uno di questi è Valesio. Con Valesio, pittore di Bologna, che più che pittore suonava la viola e che era molto nelle grazie della moglie di Orazio Ludovisi, che aveva un'altra corte pure a Roma, faceva il guardarobiere maggiore del cardinale. Significa che lui aveva le chiavi di tutti i tesori della villa. E per tesori intendiamo gli argenti, gli ori, le posate, le tovaglie, i vestiti. Il guardarobiere maggiore era un bolognese, e con cui Guercino aveva una conoscenza, lo sappiamo bene perché l'aveva già conosciuto a Bologna, e si ritroveranno poi a lavorare quando Gregorio sarà morto e quando anche Ludovico non tornerà più da Roma, però si ritroveranno a lavorare assieme nella chiesa di San Pietro, e vicino peraltro alla chiesa, alla casa di Bologna, dove Guercino andrà a vivere dopo il 1642.
Quindi diciamo che c'è una traiettoria che segue Guercino attraverso questi personaggi che lui incontra a Roma. Non abbandona nessuno, li ritrova, se li ritrova dietro, anche se Gregorio XV è morto, se Ludovico non tornerà più su Roma, se i Ludovisi abiteranno in modo definitivo a Roma e non avranno più il palazzo, nemmeno il palazzo a Bologna. Eppure però questo Valesio, questi suoi contatti romani, li ritrova anche nel corso degli anni a Bologna. Quindi Roma gli rimarrà nelle corde, rimarrà con lui, e una Roma in cui lui avrebbe potuto investire moltissimo. Eppure, morto il Papa, decide di ritornare indietro. Avrebbe dovuto fare, secondo le fonti, questa loggia per 10.000 scudi. Questo lo sappiamo dalle fonti, non abbiamo trovato nessun documento che ci attesti questo. La loggia non c'è, probabilmente forse gli era stata veramente promessa, ma certo è che consegna questa pala, che è un capolavoro, che è la Santa Petronilla, è un capolavoro di prospettica, è un capolavoro di invenzione, di colori, di magia pittorica, di luci e di ombre, che oggi si trova alla Pinacoteca Capitolina, ma che era stata dipinta per San Pietro. Quando il Papa muore, Guercino si ritira con tutti i suoi, chiude casa a Roma e si ritorna a Cento. È interessante questa vicenda, che Guercino si muova sempre con la sua compagine di compagni centesi. Lui si fida dei suoi, in fondo lavora con tanti altri, ma si fida soltanto dei suoi, delle persone che stanno assieme a lui. Quindi questo volume è costruito come vi dicevo prima, si allarga a macchia d'olio, perché è un volume che si divide praticamente in tre parti. La prima, che è dedicata al pittore, ai suoi committenti; la seconda, agli apparati decorativi veri e propri, quindi poi vi parlerà Pasquale Stenta e Giacomo Alberto Calogero della Fortuna Critica dell'Aurora, ma ci sono anche tante novità. Per esempio, Francesco Gatta, studiando il lunetta di Domenichino dei Paesaggi e lunetta di una di Domenichino e una di Viola, ha trovato un disegno che è dipinto da una parte da Domenichino e una parte da Viola, ed è preparatorio per una di queste lunette della Stanza dei Paesaggi, di cui non anticipo niente, Pasquale, non dico nulla. E la seconda parte sono appunto gli apparati decorativi, dove ci sono delle lunghi saggi scheda di Giulio Seppi sull'Aurora e di Cecilia Paolini sulla Sala della Fama. E poi ci siamo chiesti anche che memoria aveva lasciato nei viaggiatori e in coloro che potevano entrare, avevano accesso al casino. Ed ecco che allora Ilaria Merelli Mariani ha scritto una fortuna visiva dei dipinti di Guercino nella Villa Ludovisi attraverso tutte le stampe. E anche questa, ci sono delle interessanti considerazioni. Ovviamente del gruppo assieme a noi anche Cory Brennan, che è uno storico, ma che ha da sempre in carico l'archivio Ludovisi, che sta depositato una parte nella villa presso gli eredi, l'altra parte sta agli archivi vaticani, e la terza parte, che è quella di cui vi parleranno Barbara Gelfi e Chiara Matteucci, che è il modus operandi di Guercino, come lavorava Guercino. E qui scopriremo che Guercino va di fretta, ha bisogno di finire velocemente, il casino deve essere pronto, e ha bisogno di trovare una sua tecnica, che non può essere quella semplicissima ad affresco di cui abbiamo sempre pensato, no? Non possiamo, da questo volume non possiamo più dire l'affresco dell'Aurora di Guercino, non possiamo più dire gli affreschi del casino Ludovisi, perché non vi spoiler, non sono affreschi. Un'altra cosa invece che ci siamo chiesti dentro nella prima sezione, oltre a che rapporto aveva Guercino con i suoi committenti, cioè con Ludovico e con
e con il cardinale Alessandro che poi diventa papa, no? C'è tutta una storia lunga, questi viaggi che faceva Guercino per andare a cento da loro, che lo avevano invitato a pranzo, poi aveva mangiato una cosa col ghiaccio che lui non aveva mai mangiato, gli era anche venuto il mal di pancia, si era sentito male, era così in imbarazzo in questo palazzo Ludovisi con questi committenti così importanti che gli facevano forse delle domande complicate che lo mettevano in soggezione. E poi Daniele Benati si è chiesto l'impatto che ha avuto Roma su Guercino, no? Questo cambiamento di visuale per un pittore che pure era un grande pittore già formato, però un cambiamento di visuale importantissimo, perché Roma era veramente un grande, ho detto prima, un Luna Park, sì, c'era di tutto a Roma, si trovava una piramide di sfumature di pittori di tutti i tipi e anche una città così multietnica dove si parlavano una babele di lingue peraltro, quindi Guercino ha bisogno di stare con i suoi, di trovarsi nella sua comfort zone, nella sua casa, il suo appartamento, con i suoi amici. Vi ho già detto dei compagni di stanza e di Agostino Tassi. Poi ci sono due saggi che sono quello di Laura Bartoni e di Caterina Volpi, che si chiedono, ma dentro questo casino che cosa c'era? Com'era l'allestimento delle collezioni Ludovisi? Come si snodavano le collezioni all'interno della palazzina e all'interno della casa, del palazzo Ludovisi? Perché erano due cose diverse. I giardini Ludovisi erano gli orti sallustiani, era ancora Stendhal racconta di questa, una delle cose più belle di Roma erano i giardini del palazzo Ludovisi che prendevano tutta quell'area dove adesso abbiamo avuto quello sventramento di fine 800 che è via Veneto, ecco, lì c'erano tutti gli orti sallustiani, quindi questo casino stava in una specie di balcone meraviglioso che guardava queste colline, questi prati, questi viali alberati dove c'erano puntellati qua e là tutta la scultura antica della villa. E in più c'era una collezione pazzesca di pittura moderna e contemporanea. Quindi vedete che in fondo Caravaggio, che se ne stava là in uno stanzino forse chiuso, non aveva quella importanza, quella ricaduta così forte sulla villa, sulla collezione e sui pittori che vi lavoravano lì. Quindi Laura Bartoni ricostruisce attraverso gli inventari la disposizione di questa collezione. Bene, nella stanza dell'Aurora, al secondo piano, scusate, della Fama, al secondo piano, era quella più citata, adesso ve lo racconterà Calogero, era quella più citata perché lì ci stava un oggetto particolarissimo, glielo dici tu dopo, sì? No, te lo lascio a te questo. C'era un oggetto particolarissimo e tutti i visitatori andavano a vedere quello, quindi è più citata la Fama che non l'Aurora. E questo dalle fonti emerge molto chiaramente, però appunto non voglio bruciare quello che altri hanno studiato e hanno scoperto, quindi lascio la parola a Pasquale Stenta. E poi a Giacomo Alberto Carogero, ma prima mi avete detto Pasquale Stenta. Grazie. Buonasera a tutti, grazie dell'introduzione. E io recupero un attimo le slide che ho. Ok, qui. Ecco appunto, io mi ricollego in realtà a quello che diceva la professoressa Morselli, quindi a questa continuità che c'era tra gli apparati decorativi interni e i giardini dell'esterno, perché appunto il contributo sulla stanza dei paesaggi in realtà prende le mosse proprio dal cantiere dei giardini, di questi orti sallustiani che il cardinale Ludovico Ludovisi stava facendo riqualificare
da una squadra governata da Carlo Maderno, che fa questi, appunto, progetta questi giardini scenografici che dovevano fare da cornice a una parte della collezione dei marmi del cardinale. Le fonti, ad esempio, gli atti di pagamento citano un bosco segreto in forma di labirinto, qui c'è un ricordo di un'incisione del Falda che ci restituisce un po' l'idea di quello che doveva essere il giardino meraviglioso del cardinale Ludovisi, quindi poi il viale di cipressi di cui appunto parlava prima la professoressa Morselli. Tutto questo per dire che l'elemento naturale nella concezione di villa pontificia, anche per Ludovico Ludovisi, aveva una valenza fondamentale. E non a caso uno di questi ambienti della villa, un interno della villa, cioè la cosiddetta sala del caminetto, praticamente una saletta più piccola, adiacente al più grande salone dell'Aurora, era destinata a, secondo Laura Bartoni, anche che analizza l'allestimento, era un luogo di riposo, dalle occupazioni politiche, destinata allo svago, all'ozium, e quindi non è un caso che proprio questo ambiente fu decorato da questo fregio con 4 riquadri con scene di paesaggio e una finta cornice dipinta d'architettura da Antonio Pomarancio. A proposito di questo, durante appunto gli studi si ragionava anche con Francesco Gatta del perché fosse stato chiamato Pomarancio. Non ci sono testimonianze sicure, probabilmente Tassi era impegnato effettivamente nelle altre sale. Sta di fatto che Pomarancio dipinge questo oculo illusionistico con questo giro di putti, questo ballo di putti centrale e i 4 angoli, la finta architettura con lo stemma dei Ludovisi, dei puttini negli angoli. Viene completata questa cornice attorno al 1621 in modo tale da permettere poi ai 4 paesaggisti di completare i 4 riquadri ai piedi della volta. Pomarancio viene liquidato con un pagamento di 80 scudi soltanto nel 1624, e questo pure risulta da atti di pagamento noti già da tempo, e per la prima volta è il Passeri che ci dice che questi 4 paesaggi erano stati dipinti da una squadra di decoratori che erano ben noti alla famiglia Ludovisi, cioè si trattava di Paul Brill, Domenichino, Giovanni Battista Viola e quindi il Guercino. Si trattava di tutti artisti che avevano avuto familiarità con la famiglia Ludovisi e soprattutto, in particolare, Paul Brill era uno dei più grandi paesaggisti allora attivi a Roma, era stato chiamato dalle principali famiglie pontificie, aveva lavorato in grandi cantieri papali, nelle delizie che avevano preceduto la villa Ludovisi, quindi diciamo che lui era una presenza obbligata per il cardinale. E Paul Brill è autore di questo bellissimo paesaggio con mulino in viandanti. Ora, si tratta di un apparato decorativo che chiaramente messo a fianco all'Aurora molto spesso passava in sordina, non solo per la grandezza appunto dei metri quadri delle volte e per la fama e la notorietà che avevano gli altri dipinti murali del Guercino, ma forse anche, ripeto, per questa destinazione privata che aveva la sala del caminetto, oggi nota come sala dei paesaggi. Ora, a proposito di questa sala, già scriveva Carla Hendricks, ci faceva notare una cosa importante, cioè una presenza costante in tutti e 4 i dipinti, torno un attimo indietro, in tutti e 4 i dipinti la presenza costante dell'acqua. Ora, partendo da questa idea, sempre grazie a Francesco Gatta, di cui abbiamo parlato a lungo di questo tema, si è capito che questo fregio va letto in senso antiorario, cioè partendo dal riquadro del Brill, che è il primo riquadro che si vede entrando nella stanza, quindi aveva la posizione d'onore, Brill che era il più anziano, il più affermato dei paesaggisti, forse anche, non forse il più amato perché c'era anche Domenichino a lavorare con lui, e appunto si procedeva leggendo dal primo di Brill, quindi dalla sorgente d'acqua che scorre su queste rocce in questo paesaggio selvaggio,
per secondo, quindi sempre in senso antiorario, quello del Viola, quindi il corso d'acqua che fluisce tra, che scorre tra le montagne di questo paesaggio arcadico, e continua in quest'altro di Domenichino, quindi nel terzo riquadro, dove appunto il fiume inizia a cadere in una piccola cascata, si inizia a entrare in un paesaggio più urbano, ci sono dei ricordi chiaramente rimaneggiati dal Domenichino di Roma, di alcune che possono rimandare comunque all'ambiente urbano, e per ultimo quello straordinario del Guercino, dove questo corso d'acqua che era nato nel paesaggio di Brill che vi ho fatto vedere all'inizio finisce nella veduta, nei giardini proprio di Villa Ludovisi. Cioè anche in questo caso Guercino, come aveva fatto nell'Aurora citando il Viale dei Cipressi che era all'esterno, anche in questo caso dipinge un pezzo dei giardini di Villa Ludovisi. Sono riconoscibili benissimo nel portico ad esempio della villa, in questo piccolo brano con una fontana. Ora, questa presenza dell'acqua in tutti i cantieri pontifici aveva una valenza simbolica molto forte. L'acqua ha di per sé, iconograficamente, iconologicamente parlando, un valore salvifico, nel senso che anche prendendo le scene di battesimo di Cristo ricollega il potere salvifico dell'acqua direttamente a Cristo, alla fede, a Dio, e questo a livello propagandistico aveva una valenza forte anche nel fregio della Sala dei Paesi. Perché in questo modo, come era stato fatto negli altri cantieri papali, ad esempio dei Peretti o anche dei Borghese, l'acqua comunava direttamente la nuova famiglia salita al soglio pontificio direttamente a Cristo. Ma nel racconto di questo paesaggio, quello che ovviamente stupisce di più è proprio quello del Guercino. Cioè prima si faceva riferimento a questa grande competizione del Guercino con questi altri grandi giganti della pittura. Guercino in questa sala è il terzo bolognese che dipinge. Cioè accanto a Domenichino e Viola si trova ad affiancare Brill, per Malvasia addirittura era una competizione, Guercino doveva mettere mano a questo paesaggio per dimostrare le sue doti al cardinale Ludovisi, che in realtà le conosceva molto bene. Probabilmente Malvasia aveva ragione nel dire però che era il suo primo lavoro alla Villa Ludovisi, anche perché Malvasia era informato su quello che accadeva a Roma, aveva una corrispondenza con Grimaldi e quindi è probabile che sia stato informato appunto di questa scansione cronologica. Questa vena, tra l'altro, di questa cronologia dà un'idea, una testimonianza anche chiaramente la poetica di questo paesaggio. È un paesaggio fortemente naturalista, un paesaggio in cui Guercino ricorda comunque tutte le sue esperienze centesi, un paesaggio che a differenza degli altri è molto legato alla vita quotidiana, alla vita vera, alla vita di quella che era una delle corti pontificie, una di quelle delizie pontificie più importanti allora create appunto dai Ludovisi, e ci dà una testimonianza anche molto divertente su le macchine scenografiche che venivano installate in questi giardini, cioè giardini che avevano una tradizione che risaliva quantomeno alla fine del Cinquecento a Roma, per come lo stiamo intendendo noi adesso, e questo dettaglio ci è offerto appunto, vi dicevo, da questa corte, questo piccolo gruppetto di gentildonne ai piedi di questa fontana. Loro sono colte in un momento di stupore, sono impaurite, stanno scappando da questi giochi d'acqua che si trovano ai loro piedi. Ora, in altre ville romane, pontificie, tra cui anche quelle dei Peretti, esistevano dei meccanismi che venivano montati nei pavimenti, nel terreno, con la pressione del corpo partivano questi scherzi d'acqua, che erano fatti apposta per divertire gli ospiti e i cortigiani che frequentavano questi ambienti. Quindi il Guercino fotografa perfettamente quello che era la realtà
a lui contemporaneo, una realtà che doveva conoscere, una realtà che comunque celebrava in qualche modo questa villa come nuovo centro di aggregazione dell'elite romana, dove ad esempio ancora sull'altro versante ci sono questo uomo con queste altre dame presi in questo dialogo tra di loro quotidiano, una di loro addirittura si gira verso la bambina per rimproverarla o per tenerla lontana dal laghetto. Insomma, ha una vena Guercino che è quella della sua terra, insomma, una vena un po' più giovanile rispetto poi agli esiti che avrà, ad esempio, nel Salone di Rappresentanza. Ecco, questo è un po' il panorama generale di questo fregio e delle sue valenze simboliche e politiche, e io non vado oltre e vorrei dare appunto la parola a chi doveva venire dopo di me, Giacomo, ok, che non vedo più. Ok. Grazie. Grazie. Benissimo, buonasera a tutti. Io non ho un PowerPoint, però magari posso approfittare di questa immagine di cui accennerò anch'io, oppure si potrebbe tornare a... quella sorta di screensaver. Sì. Allora, intanto io ringrazio naturalmente il curatore Daniele Benati e le altre due curatrici, la professoressa Raffaella Morselli e la professoressa Barbara Gelfi, per avermi invitato a partecipare a questo volume molto importante su uno dei dipinti più famosi del Seicento europeo, direi, no? Un dipinto, più dipinti in realtà, no? Una delle imprese pittoriche più importanti del Seicento europeo. Si sente bene, sì. E, mi era stato affidato, lo dicevamo proprio in macchina venendo qui da Bologna, un tema che sulle prime mi aveva non lasciato scettico, perché ci mancherebbe, però un po' impaurito, sì, perché mi era stato detto: caro Giacomo, occupati della fortuna dei dipinti guerciniani nel Casino Ludovisi, che capite bene che dire tutto, nel senso che mi chiedevo, trattandosi di un capolavoro così noto, che cosa potrò mai aggiungere. Farò una lista di fonti della letteratura artistica che hanno citato questo capolavoro. In realtà mi sono trovato a riscoprire, come se poi non lo sapessi già, però le cose si scoprono di nuovo rifacendole sempre di nuovo, che alla fine le fonti della letteratura artistica continuano ad essere per noi storici e storiche dell'arte uno strumento fondamentale da cui ripartire sempre, perché anche le fonti più note, anche gli scrittori più noti, anche sulle opere più note, dicono sempre tra le righe qualcosa di nuovo, qualcosa che c'era sfuggito. Quindi non pretendo di aver scritto chissà cosa nel mio testo, però credo che mettendo in fila tutte le citazioni principali, naturalmente non tutte in assoluto, perché avrei occupato altrimenti tutto il volume da solo, credo di aver potuto sottolineare alcuni passaggi importanti, che poi sono di fatto diventati dei punti fondamentali anche per la critica moderna. Cioè, la cosa che sorprende nel leggere le fonti antiche è che spesso, se le si sa leggere, se le si sa leggere tra le righe soprattutto, si possono trovare molti spunti, e Roberto Longhi nel Novecento ce lo ha insegnato, rileggendo spesso Lanzi, Malvasia, lo stesso Vasari, che ovviamente con Guercino non c'entra, o l'ultima, potremmo dire, delle fonti della letteratura, che è anche però in qualche modo un patriarca della storia dell'arte, come Cavalcaselle. Ecco, Roberto Longhi ci insegnava che rileggere queste fonti, i loro giudizi, spinge insomma a rinnovare anche la critica moderna. E quindi mi sono ritrovato a riscoprire nei vari passaggi della letteratura artistica molti punti che poi di fatto sono riemersi negli studi, e anche negli studi recentissimi pubblicati in questo volume sul Casino Ludovisi. A partire dalla prima fonte che ci descrive di fatto, o meglio, più che ci descrive, ci accenna
i dipinti del Guercino nel Casino Ludovisi, cioè le considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini, questo importantissimo testo di questo medico senese, amatore d'arte, che nel 1621, voi saprete tutti che Guercino si trasferisce a Roma appunto proprio nel 1621, quindi potremmo dire in presa diretta, Giulio Mancini, che era veramente un appassionato d'arte e che evidentemente si aggiornava continuamente, cita alcune, in questo manoscritto cita alcune cose private, si sono viste in Roma alcune cose private del Guercino che hanno gran forza di colorito e di disegno. Ora, è chiaro che queste cose private non possono essere che le prime imprese che Guercino compie, non tanto nelle chiese, poi Guercino nel suo biennio romano realizzerà, per dirne una, no, il seppellimento di Santa Petronilla per San Pietro, quindi anche importanti opere pubbliche, la volta della chiesa di San Crisogono, eccetera. Però le prime imprese sono in effetti cose private, come dice Giulio Mancini, no? Cioè le cose per i palazzi, per Palazzo Costaguti, per esempio, per Palazzo Lancellotti e ovviamente per il Palazzo Ludovisi, per il Casino Ludovisi. E quindi è la prima testimonianza tra le righe della presenza del palazzo del Casino Ludovisi, dei dipinti murali di Guercino nel Casino Ludovisi, la ritroviamo già nelle considerazioni di Giulio Mancini. E Giulio Mancini, quando utilizza per esempio questa formula, no, che sembra un po' una formula rituale, no, il gran disegno e gran colorito, in realtà utilizza esattamente la stessa espressione, di questo mi sono accorto, che pochissimi anni prima aveva utilizzato il grande Ludovico Carracci per descrivere proprio le opere del Guercino. Cioè Ludovico Carracci, che conoscete tutti, no, il grande cugino di Annibale e di Agostino, che di fatto è quasi il maestro in assenza di Guercino, nel senso che Guercino non fu mai un allievo di Ludovico, ma ne fu un grande stimatore, come saprete benissimo, e Ludovico ricambiò questa stima. Ecco, nel 17, scrivendo ad un amico, Ludovico scrive appunto che Guercino era un mostro di natura. Dovete stare attenti a questo giovane, io con Ludovico essere ben consapevole di essere alla fine della sua vita, sarebbe in effetti morto di lì a poco. Dovete stare attenti a questo giovane mostro di natura che ha un gran disegno, un gran colorito. Ecco, e mi ha colpito che proprio due o tre anni dopo, Giulio Mancini, nel descrivere le cose private di Guercino a Roma, in particolare evidentemente i dipinti che lui doveva aver visto anche nel Casino Ludovisi, utilizzi esattamente lo stesso giudizio, le stesse parole di Ludovico Carracci. E non a caso, perché sempre nelle considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini si ritrova un accenno molto importante in cui Giulio Mancini dice di aver parlato del Guercino proprio insieme a Ludovico Carracci. Quindi evidentemente Giulio Mancini non utilizza questi giudizi, queste frasi a caso, ma riporta un giudizio che aveva sentito, sì, proferire da Ludovico. Evidentemente Ludovico doveva aver detto con lo stesso entusiasmo anche a Giulio Mancini le stesse cose che aveva riferito all'amico Ferrante Carli, cioè guarda che questo giovane di Patria 100 si contraddistingue per queste doti di coloritore e disegnatore formidabile. Però evidentemente, mi dico io, Giulio Mancini aveva avuto anche la sensibilità di non riportare un giudizio di seconda mano, ma di verificarlo sui dipinti del Guercino a Roma. Perché è molto importante capire, e questa è quindi già una nota critica che emerge dalla primissima testimonianza nella letteratura artistica, che soprattutto l'Aurora, quindi il carro dell'Aurora e tutto ciò che ne consegue, la notte, il giorno, insomma quello che Guercino dipinge nella sala al piano terra, è più da considerarsi, essendo anche una delle prime cose che lui effettivamente realizza a Roma dopo essersi trasferito da Bologna, da Cento e Bologna, è più da considerarsi, dicevo, un appendice del suo primo stile emiliano, che è una sua prima opera romana, e certamente un'opera realizzata a Roma, ma è più in linea con quello che lui aveva già fatto precedentemente durante la sua giovinezza, che con ciò che poi
farà realizzerà nella stessa Roma, e adesso questo vedrete che emergerà anche nel resto delle fonti. Comunque, un'altra delle cose a cui accennava la professoressa Morselli è che poi nello scandagliare, magari un po' noiosamente, anche tutte le guide romane del Seicento, si scopre un fatto curioso, cioè che in realtà tra i vari dipinti che Guercino realizza nel Casino Ludovisi, la più citata, la più apprezzata, almeno dalle guide romane, dalle guide locali, dagli scrittori locali di Roma del Seicento, è per l'appunto l'Aurora. Cioè, si cita sempre e si elogia moltissimo la raffigurazione del carro dell'Aurora, molto meno in realtà la fama dipinta al piano nobile. Mi ricordo anche che avevamo fatto insieme con la professoressa, con Barbara, con Raffaella e con altri studiosi che avevano, diciamo, che sono stati coinvolti in questo volume, una prima riunione online in cui ci chiedevamo ma come mai queste guide si cita quasi sempre soltanto l'Aurora e molto poco la fama. Sarà forse che il piano nobile era meno accessibile? In realtà no, ed è un altro dei risultati del nostro volume. Il piano nobile era altrettanto accessibile, veniva spesso citato in realtà nelle stesse fonti, più per citare, e penso che si riferisse a questo la professoressa Morselli, il busto di marmo di Gregorio XV del cavalier Bernino, che naturalmente nel Seicento a Roma era un idolo figurativo che tutti conoscevano e quindi tutti volevano andare a vedere in qualunque luogo si trovasse una sua opera. Questa tra l'altro è un'opera molto importante, no? Ma anche i quadri di Guido, perché voi dovete immaginare questo casino e in generale la villa Ludovisi veramente come un paradiso terrestre, con una collezione di quadri anche di antichità, la famosa era Ludovisi per dirne una, insomma l'Hermes Ludovisi, quindi un vero museo a cielo aperto e anche al chiuso, insomma, no? Perché c'erano tutti questi giardini con queste statue disseminate, questa collezione di dipinti incredibile, quindi il Guercino era soltanto uno degli aspetti che si andava a guardare naturalmente, e anche per secoli peraltro, nella villa Ludovisi. Ecco, venivano spesso citati in queste guide del Seicento queste opere anziché la volta, era come se si fosse troppo rapiti dalla collezione di dipinti e di statue che erano collocati al piano nobile e non si avesse neanche più la voglia di alzare la testa all'insù per guardare invece il magnifico soffitto del Guercino con questa allegoria della fama della famiglia Ludovisi naturalmente. Anche se probabilmente c'era anche una questione di gusto, nel senso che viceversa gli scrittori settecenteschi, tardo settecenteschi, e quindi evidentemente già invaghiti di un gusto più neoclassico, tendono a ribaltare il giudizio, a citare di straforo l'Aurora, che evidentemente nel Seicento era apprezzata di più per il suo carattere più fortemente barocco, protobarocco, rispetto invece alla più classicista fama. Capite che anche la grandezza di un artista come Guercino, che noi tendiamo, come spesso si fa, a categorizzare, la si misura anche sulla sua capacità invece di cambiare registro in pochissimo tempo in base anche allo spazio che ha da decorare. Quindi in realtà Guercino, questo lo si capisce bene anche appunto leggendo tra le righe le fonti e la fortuna che nelle fonti hanno il piano nobile e il piano terra, dipinge con due registri diversi. La fama, l'allegoria della fama, è sotto invece la raffigurazione del carro dell'Aurora, seppur in tempi brevissimi, quindi non a causa di un'evoluzione stilistica chissà quanto rapida, ma proprio perché sa adattare a due ambienti diversi che evidentemente hanno anche due raffigurazioni diverse e due funzioni diverse, un registro stilistico variato. E questo vale anche per la stanza dei paesaggi, di cui ci ha appena parlato Pasquale, perché studiando un'altra fonte ovviamente fondamentale, cioè Carlo Cesare Malvasia, la Felsina pittrice, in questa striminzita biografia che lui sostanzialmente dedica a Guercino, in cui a un certo punto si avvale anche di questo ristretto dei successi del Guercino che lui ricaverebbe da certe carte che aveva ottenuto chissà come dal fratello del Guercino stesso. Ecco, Malvasia in questo resoconto delle prime imprese romane del Guercino ci dà, anche questo diciamo, è un piccolo risultato emerso dalla mia ricerca, tutta una serie di informazioni che pur scrivendo ovviamente Malvasia
50 anni dopo, no? Il soggiorno romano di Guercino, ecco, si sono rivelate molto molto precise. In primo luogo, come ha già accennato Pasquale, la scansione temporale degli interventi che Guercino fa al Casino Ludovisi. Malvasia dà un ordine preciso dei lavori che Guercino realizza all'interno del casino, e appunto sostiene che Guercino avrebbe prima dipinto il suo paesaggio nella stanza dei paesaggi di cui ci ha parlato per l'appunto Pasquale, poi avrebbe dipinto l'Aurora e solo in ultimo avrebbe dipinto l'Allegoria della Fama al piano nobile. Ora, noi non abbiamo dei documenti precisi che ci confermino questa scansione, però se vogliamo leggere lo stile, effettivamente ci sembra molto chiaro, e poi anche base tutta un'altra serie di ragionamenti, naturalmente l'organizzazione del cantiere eccetera, non c'è soltanto lo stile, ma lo stile potremmo dire corrobora questa idea. Ecco, è chiaro che il paesaggio con scherzi d'acqua che avete visto prima è molto legato ai fregi centesi che voi ben conoscete di Casa Pannini, quindi davvero a quella stessa freschezza giocosa, e sembra quindi appunto un appendice, no, di queste imprese centesi, quindi forse la prima cosa che Guercino fece. Peraltro Malvasia dice anche un'altra cosa molto interessante, dice che Guercino si era appunto in competizione con questi altri pittori, il Viola, Brill e Domenichino, che questi tre pittori erano considerati dei paesisti effettivi, dice lui, cioè dei pittori di paesaggio, di professione. Voi sapete che nel 600 la pittura di paesaggio è un genere molto preciso che ha dei professionisti, insomma, che si dedicano a volte specificatamente, appunto, pensate allo stesso Brill, quasi solamente alla pittura di paesaggio. Ecco, e Guercino, non sentendosi all'altezza, o meglio, non volendo competere sul piano della pittura di paesaggio tout court, si gioca la carta dello scherzo, del comico. Dice Malvasia, Guercino cercò di staccarsi dagli altri utilizzando idee molto curiose, squadernando idee molto curiose e scherzose. Ecco, come se avesse volutamente scelto un registro comico realistico, appunto in linea con la sua provenienza emiliana, con la sua tradizione di frescante accento, dei fregicentesi, piuttosto che mettersi sul piano della pittura aulica di paesaggio, che è molto molto interessante come ragionamento, ecco, che appunto vi fa capire quello che vi dicevo prima, che Guercino riesce ad adattare alla funzione, al contesto, anche il proprio registro stilistico. Ma a proposito di dati, diciamo, tecnici, cronologici, c'è un'altra fonte molto importante che mi va di citarvi, cioè la vita del Giovan Battista Passeri, in cui si legge molto chiaramente, non tra le righe, ma molto esplicitamente, anche se un'informazione che stranamente poi, insomma, è passata per molto tempo sotto silenzio. Ecco, nella vita di Giovan Battista Passeri, che a sua volta peraltro era stato un pittore di un certo successo a Roma, ecco, non sempre diciamo generoso nei confronti del Guercino, in questa vita di Passeri non si leggono soltanto elogi nei confronti del Guercino, ma parlando proprio dei dipinti del Casino Ludovisi, Passeri dice che furono dipinti a secco. Ed è un'informazione che evidentemente, ecco, per secco, con la parola secco, Passeri ovviamente utilizza una terminologia tecnica e molto sintetica, poi la dottoressa Matteucci e la professoressa Gelfi vi spiegheranno meglio che cosa si intende, però evidentemente Passeri, che era un pittore, che quindi doveva ben rendersi conto delle tecniche artistiche, ecco, non parla di affresco, parla specificatamente di una volta dipinta tutta a secco. Ecco, un'informazione che peraltro non a caso verrà ripetuta qualche secolo dopo da Jacopo Calvi, che è un altro pittore, che fu un altro pittore, quindi casualmente due fonti che si occupano dei dipinti romani del Guercino, due pittori che ci riferiscono la stessa informazione, cioè che Guercino dipinse in realtà a secco. Un'altra cosa interessante, tornando a Malvasia, sempre da un punto di vista tecnico, Malvasia a un certo punto parla delle quadrature architettoniche e dice: mentre la quadratura architettonica della sala con l'Allegoria della Fama fu tutta compiutamente dipinta con diligenza, con colonne ornate d'oro da Agostino Tassi,
Giù, cioè nella sala dell'Aurora, ci dice Malvasia, che appunto evidentemente doveva avere dei referenti molto attendibili per essere così preciso, lui che invece pittore non era, giù nella sala dell'Aurora, dice Malvasia, Guercino sul disegno di Tassin, sostanzialmente dice così, svolse magnificamente la sua architettura. E anche questo è tornato, cioè è un risultato che di fatto è stato confermato dalle recentissime indagini diagnostiche, come vi hanno già accennato prima di me, e che però Malvasia conosceva, un fatto che Malvasia in qualche modo conosceva, cioè che Guercino nella sala al piano terra, nella sala dell'Aurora, si era permesso, tra virgolette, di utilizzare, diciamo, la tracciatura disegnativa di Tassi per svolgere autonomamente la propria architettura, di tradurre in pittura autonomamente l'architettura, trasfigurandola tra l'altro, modificandola rispetto all'impianto disegnato da Tassi, cosa che non avviene invece al piano di sopra, dove è tutto Tassi a svolgere e realizzare, Tassi e la sua bottega, la quadratura, e Guercino si occupò solamente di realizzare le figure. Quindi capite che nelle fonti si trovano già degli elementi che poi sono emersi anche in studi recentissimi, la tecnica, la cronologia, il rapporto col quadraturista, il rapporto con gli altri artisti attivi nel cantiere, cioè tra le righe, e naturalmente depurando i racconti della letteratura artistica da tutti quegli orpelli che potrebbero alla tutta prima far sembrare questi racconti inverosimili, si trovano informazioni molto importanti e verificabili, diciamo, anche dagli studi moderni. E questo vale anche per, in qualche modo, per quanto riguarda i giudizi, no? Critici più sottili, più sofisticati, passando a una fonte, diciamo, più moderna, quasi alle soglie della modernità. Luigi Lanzi, nella sua storia pittorica, ci dice qualcosa di altrettanto interessante che si aggiunge a tutte le informazioni di cui vi ho già parlato. Ecco, Lanzi dice a un certo punto che certamente l'Aurora fu dipinta con uno stile molto simile allo stile tenebroso dei primi dipinti, come diciamo peraltro prima, come i primi dipinti emiliani del Guercino, ma che già l'Allegoria della Fama al secondo piano, dice Lanzi, è dipinta nella sua seconda maniera romana. Adesso questo sembra una cosa detta così en passant, ma di fatto Lanzi è il primo che si sappia nella letteratura artistica sul Guercino a insinuare questa idea di una prima e di una seconda maniera, cioè di più maniere del Guercino, dell'esistenza di più maniere del Guercino e di una seconda maniera che Guercino avrebbe sviluppato proprio a Roma, e aggiungendo quello che in realtà scriveva già Baruffaldi, proprio in competizione con i pittori che trova a Roma, cioè come se Guercino, giunto a Roma, si sentisse in dovere di aggiornare il proprio linguaggio pittorico, che fin lì gli aveva garantito un grande successo, e di adeguarlo anche al gusto romano, e quindi di sviluppare una nuova maniera, una seconda maniera. E di fatto questo è un elemento critico, di vera e propria critica stilistica, che poi è stato ampiamente sviluppato da uno dei più grandi, se non il più grande studioso novecentesco di Guercino, cioè Denis Mahon. Denis Mahon ha scritto libri e articoli proprio per dimostrare questa mutazione della maniera di Guercino a Roma. Adesso non mi voglio addentrare sulle teorie di Mahon, dentro le teorie di Mahon o di Longhi, insomma, questo è un dibattito che prevederebbe una vera e propria conferenza e non è certo il caso. Però di fatto Mahon riparte da Lanzi, questo è importante dirlo. Non so quanto più o meno consapevolmente, ma l'idea che il soggiorno romano di Guercino abbia poi impresso anche una mutazione al suo stile, alla sua maniera, è un'idea che si ritrova già in Luigi Lanzi, di fatto. E tutto sommato, anche leggere un grande scrittore dell'Ottocento, anche quello è stato evocato, cioè Stendhal, che fu un grande amatore dell'Italia, un grande amante di Guercino, un grande frequentatore della Villa Ludovisi. Stendhal nelle sue cronache romane, proprio scrive nel suo libro dedicato proprio al suo soggiorno romano, scrive di essere andato più e più volte in questo magnifico luogo a godersi i giardini, le antichità romane, ma anche i dipinti del Guercino che lui amava. Saprete tutti che quando lui scrive Il rosso e il nero, Stendhal dice: ecco, il mio Julien Sorel deve essere come, quando scriveva
vedevo il rosso e il nero, pensavo che il mio protagonista dovesse essere come il Guglielmo d'Aquitania, del famoso, con la stessa irruenza, con la stessa impulsività. Ecco, Stendhal, che non è proprio esattamente una fonte della letteratura artistica, però un grande scrittore amante di Guercino, che dedica insomma delle righe molto importanti al Guercino, descrivendo proprio l'aurora, dice una frase, scrive una frase che mi ha colpito e che infatti ho riportato nel mio saggio. E sostiene questo, dice, ecco, un Guercino, vedete, è superiore a Raffaello, che potrebbe essere, no, insomma, un giudizio anche un po' arbitrario, perché tu guardando Guercino ti deve venire in mente Raffaello, però evidentemente sei a Roma hai girato anche per le stanze vaticane, per le chiese, hai visto i grandi capolavori di Raffaello, che nell'Ottocento è ancora, no, considerato molto più di oggi il centro della storia dell'arte, no? Il motore primo, il motore immobile della storia dell'arte. Guercino è superiore a Raffaello perché, sì, certo, Raffaello è il pittore della bellezza ideale, ma oltre la bellezza estetica esiste un'anima, e i mezzi per della pittura per insomma descrivere i moti dell'animo sono il colore e il chiaroscuro. In questi aspetti Guercino è superiore a Raffaello, come è superiore a Guido, aggiunge Stendhal, perché di fronte alle opere di Reni, e quindi sottinteso Raffaello, tu hai improvvisamente, hai d'improvviso una bellezza suprema, ma di fronte alle opere di Guercino, alle donne di Guercino, non vedi immediatamente una bellezza suprema, ma scopri una verità soffermandoti, andando oltre le apparenze estetiche, una verità di cuore che gli altri due manca. Ora, di fatto, questa opposizione, questa assimilazione di Reni con Raffaello e questa opposizione rispetto al modulo ideale dell'asse Raffaello-Reni, che a tutti gli effetti è una sorta di Raffaello del Seicento, ecco, con invece l'irruenza proto-romantica e proto-barocca del Guercino, è qualcosa che poi di fatto anche in questo caso è stata sviluppata dalla critica moderna, no? Ecco, del perché Guercino cambia tecnica, eccetera, ecco, ma soprattutto parla di questa irruenza romantica, di questo stile volutamente, lui usa il termine campagnolo, io ho sostituito con pastorale, questo stile pastorale che volutamente Guercino utilizza nel Casino Ludovisi per opporsi invece all'aurora che lo precedeva, quindi al grande modello che lui certamente ammirava ma dal quale voleva distaccarsi, di Guido Reni. Quindi capite che probabilmente anche questa scelta di un registro diverso nella strada dell'aurora per Guercino nasce anche da una volontà di confrontarsi ma anche distinguersi dal grande modello che l'aveva preceduto in un altro grande casino romano, cioè l'aurora di Guido Reni. E poi naturalmente l'ultimo accenno, e poi passerò la parola a Barbara, che non poteva mancare nel mio saggio, che appunto dedicato alla fortuna dell'aurora e in generale dei dipinti romani del Casino Ludovisi di Guercino, ecco, non poteva che essere a Roberto Longhi, a quella pagina fulminante che chiude l'Officina Ferrarese, che si chiude per l'appunto con l'aurora Ludovisi, con un dipinto del Guercino, ed è una scelta niente affatto banale, ecco, perché naturalmente, come sapete, Officina Ferrarese era un testo che Longhi aveva scritto per recensire la famosa mostra del 33 di Barbantini, in cui Guercino in realtà non c'entrava, eppure Longhi dice la mostra si sarebbe dovuta chiudere con Guercino, perché di fatto l'aurora Ludovisi per l'appunto non è ancora un'opera romana, ma è l'ultimo tonante soffitto Estense, opera di un Guercino maculato, bruscato per l'appunto romantico, fatto di sentimenti, fatto di chiaroscuro ondivago, di gran macchia, sotto l'arco di Reccato, dice Longhi, passa questo soffio scottante dell'antica Ferrara, che partendo dalla Ferrara di Borso d'Este arriva appunto all'aurora Ludovisi. Ecco, anche questa trovata insomma di Guercino come ultimo ferrarese, come ultimo esponente dell'Officina Ferrarese, è un'idea che verrà ripresa di fatto da Mauno, Officina del 34, il famoso articolo note sulla giovinezza del Guercino di Mauno è del 38, se non sbaglio 39, insomma comunque pochi anni dopo Officina Ferrarese, in cui Maun cerca di, anche grazie al ritrovamento delle pale di Renazzo, di motivare le ascendenze ferraresi di Guercino, ma di fatto è un'idea che
pur come un lampo, Longhi aveva fatto comparire proprio nell'ultima pagina dell'Officina Ferrarese, in cui appunto la notte viene descritta come un'ultima negromante del Dosso, cioè di Dosso Dossi, che è il pittore che giustamente è stato evocato dalla Morselli. Ora potrei dire un altro miliardo di cose, ma è meglio che ceda il microfono. Riunione che ha citato Giacomo poco fa, una riunione, un incontro che abbiamo dovuto fare via Teams per ragioni legate alla situazione pandemica e che ci ha fatto incontrare, quindi sulla piattaforma Teams, per parlare del lavoro. E questa è una cosa importante e anche non così frequente, cioè che lo storico dell'arte si confronti con il diagnosta e con il restauratore e con lo studioso di fonti, in questo caso avete appena sentito parlare Giacomo, per arrivare a condividere le informazioni. È un tema su cui ha insistito molto Raffaella, cioè l'idea di condividere le nostre informazioni e di cercare insieme una soluzione. Quindi abbiamo parlato di datazione, abbiamo parlato di modelli e di come appunto dipinge il Guercino, abbiamo visto le immagini che ora vi farà vedere Martina, quindi queste immagini ad altissima definizione che abbiamo realizzato nel novembre del 2019 con lo staff del laboratorio diagnostico del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna, quando siamo andati nel Casino Ludovisi, appunto, e grazie all'ospitalità di Rita Boncompagni Ludovisi, della principessa Ludovisi, siamo riusciti a fare questo lavoro. Abbiamo avuto un trabattello che ci ha consentito di arrivare proprio sotto le pitture murali, di vederle da vicino, ed è stato un momento bellissimo anche questo, cioè l'emozione di vedere Guercino da vicino, di vedere il disegno, di vedere la traccia dei cartoni, di vedere questo disegno liberissimo a lapis che lui fa nella Fama con l'onore e la virtù. Insomma, è stata veramente una grande emozione. Ma come dicevo poco fa, mi sono persa, è stata una grande emozione anche questa riunione che ha visto professionalità diverse confrontarsi, parlare, discutere. Insomma, è veramente stato nel complesso un lavoro molto importante, molto interessante. Noi dell'Università di Bologna l'abbiamo fatto nell'ambito di un progetto di cui vi ho già parlato tante volte, perché io sono un abitué qui, sono sempre qui, e quindi questo progetto Guercino oltre il colore, di cui abbiamo parlato, che abbiamo iniziato nel 2017 con la mostra di Piacenza, quindi l'idea di analizzare le opere del Guercino dal punto di vista diagnostico, cercando di capire come dipingeva, che cosa c'è sotto la pittura, che pigmenti usa, che supporti usa. Insomma, tutte queste domande, queste sono tutte le domande che ci siamo posti e che abbiamo continuato a porci anche nel caso di una pittura murale come questa, che, come avrete capito, non è un affresco ma è una pittura mista che prevede anche una parte a secco, e di cui vi parlerà adesso con tanti particolari in più Martina. E dunque sì, grazie alla collaborazione con Lumière Technologies, grazie anche al supporto della Fondazione Mahon, della Fondazione di Sir Denis Mahon, che ci ha appoggiato, che ci ha sostenuto in questo lavoro, e anche grazie al supporto della Rutgers University del New Jersey, Stati Uniti, siamo riusciti a completare l'indagine. Ora, per non rubare troppo tempo, anche perché siamo andati un po' lunghi ed è tardi, lascio la parola a Martina. Grazie mille a tutti. Mi sentite? Allora, entriamo subito nel clou. Allora, le indagini tecnico-scientifiche che abbiamo svolto sull'Aurora e la Fama con l'onore e la virtù sono state condotte, come ha detto, come ha ricordato la professoressa Gelfi, che ringrazio, nell'autunno del 2019, e sono state condotte dal team del laboratorio diagnostico del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna in collaborazione con Lumière Technologies.
A proposito di team, ci terrei a presentarvi sin da subito i membri della squadra che sono qui stasera con me, che sono la dottoressa stracitata Chiara Matteucci, l'ingegner Pascal Cotte, i miei colleghi Gaia Tarantola, Salvatore Andrea Picella e Pasquale Stent, che avete già sentito parlare. Le analisi nel casino Ludovisi sono state concentrate nell'arco di una settimana, quindi un tempo molto breve, e hanno riguardato i due cicli decorativi, posti uno al piano terra e il secondo al piano mobile, le quadrature del tassi, gli inserti e le lunette, per un totale di 150 metri quadri. Quindi immaginatevi quanto lavoro in pochissimo tempo. Le tecniche applicate sono state l'imaging multispettrale, le tecniche videomicroscopiche, le analisi chimiche non invasive e portatili e quelle su sezioni stratigrafiche. Al fine di rendere più agevole la comprensione dei risultati delle indagini che andrò adesso a presentarvi molto brevemente, è importante innanzitutto comprendere le differenze fra le varie pratiche di pittura murale, che sono distinguibili essenzialmente in quattro categorie. Abbiamo la pittura a buon fresco, quella a calce, a tempera ausiliaria e a secco. Senza entrare poi nel dettaglio, dal punto di vista pratico, la differenza tra queste tecniche che vi ho elencato risiede innanzitutto nel tempo di esecuzione, in primis, e poi nella relativa possibilità degli artisti di apportare correzioni in corso d'opera. Mentre infatti nell'estremo caso della pittura a fresco ogni fase del processo deve essere attentamente progettata e vagliata dall'artista, in quanto l'intonaco, assorbendo velocemente il colore, riduce notevolmente i tempi di esecuzione e richiede quindi all'artista un procedimento molto rapido e senza errori, impedendogli di fatto di apportare delle correzioni in corso d'opera. Per quanto riguarda invece l'estremo opposto dato invece dalla pittura a secco, questa presenta diversi vantaggi, come per esempio l'utilizzo di una più ampia gamma di pigmenti o ancora la verifica immediata della tonalità del colore, cosa che è del tutto impossibile per quanto riguarda l'affresco, perché nel momento stesso in cui l'affresco si asciuga il colore cambia la sua tonalità, e infine la possibilità di effettuare delle correzioni in corso d'opera coprendo o raschiando il colore. Tutti questi aspetti sono degli aspetti tecnici che guidano gli artisti nella scelta di una pratica piuttosto che un'altra. Una prima parte del nostro intervento all'interno del volume è stata quindi dedicata alla descrizione del contesto storico-tecnico all'interno del quale si inseriscono i pittori emiliani contemporanei del Guercino. In questi anni, infatti, gli artisti si trovano a confrontarsi con la decorazione di ampi cicli figurativi che decoravano gli enormi saloni delle famiglie più in vista, e si trovano anche a sfidare un rinnovato gusto per una concezione illusionistica dello spazio dipinto. È evidente come queste esigenze e la grandezza, l'ampiezza di questi spazi rendessero pressoché impossibile agli artisti l'impiego del solo buon fresco. La pittura a fresco infatti prevede i tempi di stesura degli intonaci, i tempi di attesa dell'asciugatura di questi intonaci, la realizzazione dei cartoni, la trasposizione dei disegni preparatori, tutti aspetti che rendevano la decorazione di questi ampi saloni molto laborioso e lungo. Quindi, già a partire dalla metà del XVI secolo, si è potuto rilevare da parte degli artisti una predilezione, diciamo, per le tecniche a secco o miste, che erano selezionate dagli artisti in base al gusto, in base a quelle che erano le richieste della committenza e soprattutto in base alle esigenze pratiche dell'artista stesso. Nel volume sono presenti numerosi esempi, tra i quali merita di essere ricordato in assoluto quello di Guido Reni. Guido Reni, che nel 1616 decide di rinunciare ad affrescare Villa Favorita a Mantova a causa di quelle che lui chiama infirmità mortali che già altre volte aveva patito nel dipingere a fresco. O ancora, un altro esempio molto importante è quello di Carlo Cignani, che preferiva affidarsi per velocizzare la pittura a fresco al suo allievo Marcantonio Franceschini, in quanto appunto la pittura a fresco poco si confaceva al modus operandi di Cignani, molto lento e meticoloso.
Non deve stupire quindi che anche Giorcino, allo stesso modo dei suoi contemporanei, fosse poco incline a utilizzare tout court la tecnica d'affresco. A questo proposito, un'attenzione particolare è stata dedicata all'interno del volume alle diverse tecniche di pittura murale impiegate da Guercino nel corso della sua carriera artistica. I dati sono stati desunti tanto dalle fonti e dalla bibliografia edita, quanto dai risultati delle indagini svolte nell'ambito del nostro progetto, come per esempio nel caso dello studio dei dipinti murali di Casa Provenzali e dei lacerti di Casa Benotti. Per quanto riguarda poi, il casino Ludovisi, dalle indagini in imaging multispettrale, in XRF e dallo studio stratigrafico, è emerso come Guercino abbia fatto ricorso anche lui a una tecnica mista, caratterizzata dall'impiego di leganti di varia natura, come calce e olio, che consentiva all'artista di poter apportare correzioni in corso d'opera in accordo con la sua natura istintiva e spontanea. Per quanto riguarda poi i pigmenti impiegati dall'artista, è emerso non solo l'utilizzo di pigmenti compatibili con l'affresco, come per esempio le ocre, lo smalto e la terra verde, ma anche l'impiego di veri e propri composti, principalmente a base di piombo, che erano del tutto incompatibili con la basicità della calce e della malta e che quindi potevano essere utilizzati esclusivamente mediante una pittura a secco. Ed è il caso, ad esempio, del minio, dell'orpimento e della biacca. Per quanto riguarda poi il processo creativo dell'artista, che è relativo tanto all'ideazione quanto all'esecuzione delle sue opere, attraverso le immagini in infrarosso è stato possibile osservare come Guercino utilizzi il disegno preparatorio solo per le linee di contorno principali delle sue figure, linee di contorno che spesso venivano ripensate dall'artista e modificate in corso d'opera. Guercino poi realizza un disegno prevalentemente a mano libera, sia mediante appunto mezzo secco che attraverso il mezzo fluido. Nel volume ovviamente troverete molteplici esempi, ma in questo caso abbiamo deciso di presentarne soltanto pochi, ovviamente. Innanzitutto vedete questo disegno preparatorio tracciato a mano libera in una parte del profilo alare della fenice. Purtroppo ho notato che non si vede il mouse, mi spiace, però ci sono le frecce. Ancora appunto nelle punte della corona retta dal putto nella fama, che vengono proprio ripensate, quindi le frecce vi indicano le punte che non sono state poi dipinte da Guercino. E per quanto riguarda invece l'aurora, il disegno a mano libera possiamo osservarlo nella costruzione delle parti anatomiche del volto, quindi potete vedere delle linee sia in corrispondenza della costruzione delle palpebre o ancora nella costruzione del naso e della bocca. Non mancano però dei casi in cui il disegno risulta trasportato da Guercino da un cartone preparatorio al supporto murale attraverso la tecnica dello spolvero. È il caso ad esempio della gamba destra e dell'ala sinistra del putto che regge la corona. Le frecce dimostrano proprio i tipici dots, quindi i puntini che caratterizzano la tecnica dello spolvero. Un altro esempio eclatante è in assoluto il piede della fama al piano nobile, dove troviamo sia dei tentativi di posizionamento del piede realizzati a mano libera, che abbiamo indicato con delle frecce nere, che appunto dei segni di spolvero che invece abbiamo indicato attraverso le frecce rosse. E per quanto riguarda l'aurora, abbiamo deciso di presentare l'esempio della zampa posteriore del cavallo in primo piano che traina il carro della dea. Un'ultima parte del nostro contributo è stata poi dedicata allo stato di conservazione dei due cicli pittorici, parte che in assoluto abbiamo portato avanti attraverso l'aiuto del nostro restauratore, il dottor Fabio Bevilacqua, che non avevo nominato prima e che ci tenevo a nominare adesso. In particolare le riprese in UV hanno messo in luce la presenza di gravi fratturazioni che interessano però soprattutto la volta del piano nobile. Queste fratturazioni sono state per la maggior parte reintegrate e risarcite nel corso di uno o più restauri precedenti nel tempo e
la risposta in UV di questi risarcimenti è una risposta di colore scuro e potete osservarli sia appunto sulla frattura che sale al di sopra del putto che incorona l'aurora, guardate l'immagine dove c'è scritto UV, quella lì, o ancora per quanto riguarda la frattura che risale verso il volto dell'onore. Quindi potete osservarla sempre nell'immagine UV, è la frattura appunto più lunga che arriva fino alla guancia dell'onore. Dopodiché lo stato di ammaloramento del pacchetto intonaco sta creando anche una serie di distacchi e sollevamenti della pellicola pittorica che potrebbero potenzialmente condurre anche alla caduta di ampie porzioni del dipinto, ovviamente con una grave perdita della superficie dipinta. Le aree evidenziate poi attraverso una fluorescenza azzurra chiara che potete trovare sia sulla guancia dell'onore che su quella della virtù indicano poi la presenza di fluorescenze saline che non fanno altro che sbiancare in un certo senso la superficie pittorica. Una situazione un po' più complessa è quella che abbiamo osservato invece al piano nobile sulla parete orientata a sud e sulla sovrastante parte della volta. L'esame autoptico infatti ha rilevato un'estesa area ammalorata dalla percolazione e dall'assorbimento di acqua, imputabile principalmente a perdite provenienti dalle tubature relative al piano superiore, che hanno comportato la creazione di formazioni saline, come solfato di calcio bidrato, vigore e di attivazioni cromatiche, che inizialmente interessavano quasi esclusivamente la decorazione architettonica del Tassi, ma che adesso, nel corso della nostra ultima visita all'interno del casino, abbiamo visto ampliarsi anche ad un'ampia porzione della volta. Per concludere, quindi concludo col dire che l'utilizzo da parte del Guercino di una tecnica mista, già osservata in altri cicli decorativi, e la preferenza dell'artista per un disegno a mano libera, tutti aspetti che siamo riusciti a documentare solo ed esclusivamente grazie all'utilizzo delle analisi diagnostiche, ovviamente, riflettono la necessità e la volontà di Guercino di utilizzare delle tecniche più immediate rispetto alle rigide procedure dell'affresco, in accordo, diciamo, con la sua natura istintiva e spontanea che tanto bene era stata descritta appunto da Carlo Cesare Malvasia. Vi ringrazio per l'attenzione e per essere rimasti fino alla fine. Grazie mille. Ancora, è ora di cena, quindi faremo una conclusione velocissima, non senza ringraziare tantissimo Barbara Gelfi che davvero è sempre qui con noi e sarà qui con noi fra meno di una settimana di nuovo, mercoledì 7 alle ore 21, quindi dopo cena, avremo la possibilità di vedere insieme il video che è già uscito su Sky. Noi lo vediamo in maniera un po' riservata insieme al curatore della serie e a Barbara Gelfi, che inevitabilmente è sempre con noi perché è l'esperta che è presente anche all'interno di questo video. Sarà un'occasione non solo per condividere una visione insieme nella quale emerge anche molto bene la nostra città, oltre che naturalmente tutti i contenuti che riguardano Guercino anche altrove, ma anche per ragionare su come in una serie di questo tipo di documentari per una televisione generalista viene comunque presentata l'arte, come anche attraverso delle tecniche più contemporanee di narrazione si può valorizzare la conoscenza della storia dell'arte. Un grande ringraziamento non solo alle senior ma anche ai giovani studiosi, perché è un obiettivo per noi assolutamente condiviso e condivisibile quello di valorizzare le competenze che stanno maturando, che in questo caso sono già perfettamente mature, mi sentirei di dire, e quindi è molto bello, insomma, vedere questa sinergia tra generazioni che è fondamentale. Ringrazio anche l'assessore Silvia Bidoli che è arrivata dopo perché sta lavorando molto intensamente, ma per consentirci di avere proprio dopodomani una bella emozione. Sono sicura che Cristina e Gianni Fava la pensano come me, perché con la riapertura di San Lorenzo potremo finalmente vedere in pubblico, anche in un bel allestimento all'interno della Pinacoteca provvisoria, il dipinto di Paolo Antonio Barbieri
natura morta con argenti e paramenti sacri, che è stato donato e che era lì in attesa di incontrare il pubblico. È proprio un regalo di Natale, una piccola epifania. Possiamo vederlo, condividerlo e goderlo, oltre ad essere stato effettivamente un regalo, perché è un dono fatto dall'Associazione Amici della Pinacoteca e Imprenditori per la Cultura. Quindi una città che conferma la voglia di stare insieme e anche di dare molta concretezza alle nostre passioni. Grazie e buona serata a tutti.